Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Amiche e amici di Globus Television, buonasera. Venerdì, come sempre, l'appuntamento consueto con Calcionate, i commenti in casa rossazzurra e Calcionate Flash. Ecco perché oggi abbiamo di fatto messo su una trasmissione extra large, nel senso che al solito appuntamento con l'edizione Flash, stasera incorpiamo anche per una mezz'oretta l'appuntamento canonico Calcionate del dopo partita, del dopo impegno del Catania, visto che ieri si è giocato il turno infrasettimanale e quindi il Catania ha giocato ieri sera e questa sera siamo di venerdì, quindi teoricamente dovremmo occuparci dell'anticipo di tutto quello che precede il prossimo impegno di campionato, che sarà domenica, peraltro partita molto importante quella con il Messina. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere sostanzialmente quello che sarà la scaletta di questa sera. Partiremo naturalmente cercando di analizzare al meglio quello che è successo ieri a Torre del Greco, sapete del pareggio 1-1 che il Catania ha rimediato appunto a seguito di una partita un po' controversa, ma ne parleremo approfonditamente. Ascolteremo peraltro anche le dichiarazioni del tecnico toscano e naturalmente cercheremo attraverso le sue parole, la sua sintesi, di capire qualcosa in più. E poi più tardi ci proietteremo invece al prossimo impegno di campionato, quello appunto del derby di domenica in programma al Massimino alle 19.30. Avremo anche il prezioso intervento di Stefano Sica, nostro inviato ieri appunto a Torre del Greco, che quindi ha seguito i 96 minuti di questa gara. Con lui parleremo di questo momento del Catania. Come sempre però, prima la slide per ricordare tutti i punti di accesso, i punti di contatto per seguire la nostra trasmissione, ma in generale Globus Television, che potete naturalmente andare a cercare utilizzando la tecnologia HBBTV, se avete uno Smart TV, quindi digitale terrestre, canale 15 e 18 per la Sicilia. Stessa tecnologia per quanto riguarda invece il canale nazionale 268, oppure seguiteci attraverso il web www.globusmagazine.it/video per seguire il live streaming, o sulle piattaforme Twitch, TV Dream, Facebook, Local TV e Cyber TV, che irradiano il segnale. Comunque potete seguirci sempre in streaming in praticamente tutti i continenti, quindi non avete sicuramente, avete anzi a vostra disposizione tante alternative, compresa l'app ufficiale che potete scaricare, Globus Network Italia, per Android e iOS. Poi i contatti diretti, seguiteci attraverso la pagina Facebook Calcionate, i commenti in casa rossazzurra, o interagite con noi anche attraverso il numero WhatsApp, che è sempre molto utile, che vedete tra un attimo in sovraimpressione, 340 051 12 86. Abbiamo detto tutto, quindi al di là della canonica mezz'ora, questa sera staremo in vostra compagnia per un'ora, e quindi partiamo subito. Direi di andare a vedere, prima di andare a vedere gli highlights, di entrare nel vivo di questa partita, cioè di Turris Catania, vediamo se sono pronte le schermate con i risultati e la classifica, perché da lì potremmo capirci qualcosina in più su quello che è in questo momento il cammino della squadra rossa-azzurra. I risultati della 12ª giornata maturati tra l'altro ieri e ieri, e quindi questo l'esito appunto dei vari campi. A Z Picerno Giuliano 1-3, la vittoria esterna quindi del Giuliano. A Trapani vince l'Avellino 2-1, poi il Potenza che travolge il Taranto per 5-0, 1-1 tra
Casertana e Team Altamura, il Monopoli che batte il Latina a domicilio 1-0 e poi l'ennesima sconfitta della Juventus Next Generation che cede l'intera posta in palio, questa volta al Sorrento, risultato finale 1-0 per i campani. E poi la vittoria esterna della Cavese al San Filippo contro il Messina per 3-1, Crotone-Benevento 2-2, si ferma o quantomeno rallenta la corsa del Benevento, fermato in rimonta dal Crotone, e poi il derby del tavoliere tra Foggia e Cerignola che ha visto l'affermazione del Cerignola per 1-1, per 1-0, chiedo scusa, e poi Turris-Catania 1-1. Andiamo a vedere la classifica aggiornata naturalmente con il Benevento che rimane in vetta alla classifica, 26 punti, tallonato dall'Audace Cerignola che si rifà sotto, 24 punti, poi a 22 Monopoli Avellino, anche il Monopoli non perde colpi, così come l'Avellino, quinta vittoria consecutiva per la squadra irpina. Risalgono Potenza e Giuliana a 20 punti, il Catania e il Sorrento sono a 19, il Trapani si ferma a 18, la Z Picerno che pure era partito bene adesso si ferma a 17, e poi dall'altra parte vedete a 15 il Crotone, 14 Altamura e Cavese, 13 la Turris, a 12 la Casertana, a 10 Foggia e Latina, a tardato rimane il Messina a 9 punti, poi Taranto 7, mestamente ultima Juventus Next Generation a 6 punti. Allora, dopo le schermate, più tardi poi vedremo naturalmente il prossimo turno, perché si gioca domenica, si tornerà in campo. Andiamo a vedere invece quello che è successo ieri a Torre del Greco tra Turris e Catania, una partita piena di aspettative per il Catania che cercava riscatto dopo appunto la sconfitta rimediata domenica scorsa in casa col Latina contro la formazione appunto campana, i corallini in fase altalenante che stanno cercando punti per tirarsi fuori da una situazione complicata non solo in classifica ma anche dal punto di vista dirigenziale. Andiamo con gli highlights. Eccolo qui, si gioca quindi davanti anche a 251 tifosi rossazzurri giunti da Catania, campo sintetico per l'occasione, sparuta anche la presenza dei tifosi della Turris, molti dei quali in contestazione con l'attuale società. Si parte subito con una prima occasione di Coccetta che insomma non arriva all'impatto col pallone per i padroni di casa. Poi su un recupero palla il gol del Catania che stiamo vedendo, Luperini, cross bello dall'altra parte, sull'altro versante, pronta la deviazione sotto misura di Inglese, ma è fuori gioco. Abbiamo voluto in qualche modo riproporvi questa immagine. Adesso poi cercheremo anche con l'ausilio del rallenti di vedere effettivamente la posizione. Questo dicevamo è appunto Coccetta che impatta col pallone, sostanzialmente un primo tempo scialbo in colore che si chiude qui senza grosse emozioni. Più vivace la ripresa con un Catania che sembra in grado di poter cambiare passo. Questo è il colpo di testa di Ekuban, fa le prove generali in qualche modo con il gol, bravo qui Adamonis ad alzare sulla traversa. Toscano, mani in tasca, un po' spazientito, poi però arriva il lampo, eccolo qui, dalla destra Guglielmotti taglia questo cross preciso che pesca sull'altro versante, ancora una volta Inglese pronto all'impatto col pallone, possiamo rivedere qui anche la qualità del gol, quinto centro stagionale per il centravanti rossazzurro. Catania in vantaggio, a questo punto sembra indirizzata sui binari giusti la partita per Toscana e i suoi, poi invece inopinatamente arriva subito dopo, tre minuti dopo, il contatto di Guglielmotti su Parodi, secondo giallo, visto che Guglielmotti tre minuti prima era stato ammonito per un altro fallo,
e qui l'arbitro naturalmente mette insomma, davanti al muso di Guglielmotti il secondo giallo, Catania in inferiorità numerica, e qui cambia la partita, perché poi al 28esimo c'è il gol del pari della Turris, che nel frattempo approfitta dell'inferiorità numerica degli etnei, spinge sull'acceleratore. Qui Onofrieti, appena entrato, palla a seguire, poi pallone tagliato dentro sotto misura per Ekuban, che non ci pensa due volte, elude anche una marcatura non strettissima di Erardi e mette dentro, insiste. Poi insistono i padroni di casa, qui è bravo Adamonis a non farsi sorprendere su questo tiro dalla bandierina, l'occasione che sembrava a colpo sicuro di Bolì, ma lì c'è provvidenzialmente Montalto, anche lui è entrato a partita in corso, che si trasforma in estremo baluardo ed evita guai seri, diciamo lo scherzetto evita, visto che ieri era la notte di Halloween, evita lo scherzetto appunto al Catania. Catania che poi nel finale ha anche una grossa occasione con Stoppa, lanciato in contropiede, che però poi non trova più il pallone proprio quando aveva già scattato anche il portiere locale. Questa in sintesi quindi sono gli highlights di questa partita che è finita 1-1. Ci sono delle, abbiamo voluto estrapolare alcuni episodi significativi di questa partita che poi vedremo più in là, perché vorremmo analizzarli anche meglio per capire determinate dinamiche, no? Tra un attimo però dovremmo avere in linea anche il nostro Stefano Sica, che lui presente ieri naturalmente a Torre del Greco, con lui analizzeremo meglio la partita, analizzeremo meglio alcuni aspetti di questa gara e del Catania, del periodo che sta attraversando il Catania, visto che non sa più vincere una squadra rossazzurra, nell'arco di tre partite ha inanellato solo due punti, due pareggi esterni, quello di Foggia e quello appunto di Torre del Greco, la sconfitta rimediata in casa con il Latina, che hanno ridimensionato un po' di fatto le ambizioni della squadra rossazzurra, quando meno in questo momento squadra che sembra appannata. A Foggia il Catania aveva mostrato grande carattere, grande determinazione, soprattutto in un finale che aveva poi visto la squadra di Toscano rimediare ad un doppio svantaggio. Ieri invece, col vantaggio ma con l'uomo in meno, il Catania non è riuscito più a contenere e soprattutto a proporre il gioco. Abbiamo Stefano Sica in linea, e allora buonasera Stefano, ben ritrovato a distanza di 24 ore sostanzialmente, no? È un piacere sentirti naturalmente, Salvo, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti i tifosi rossoazzurri, sì, a distanza di meno di 24 ore, meno di 24 ore ormai da questa partita, insomma, che è stato un brodino caldo, diciamo la verità, non più di un brodino caldo, pareggio si porta a casa, però insomma per come è maturato, per certe circostanze che hanno, come dire, indirizzato la partita e anche per come poi il Catania ha mostrato il lato peggiore di sé, più fragile, no? Per come si è esposto alla Turris, è chiaro che sì. c'è tanto da riflettere. Beh sì, effettivamente sì, c'è tanto da riflettere. Allora Stefano, io direi di analizzare, cominciamo ad analizzare alcuni episodi di questa partita, alcuni naturalmente decisivi. Catania che dicevamo passo compassato, ritmi bassi nel primo tempo, eppure c'era stata un'occasione subito quasi in apertura, il gol annullato. Vediamo se con l'ausilio delle immagini, grazie alla regia di Gaetano Ligreggi, abbiamo messo in slow motion questa azione, vedete, no? Il cross di Luperini che trova pronta la deviazione di testa di Inglese, sembra tutto giusto, però si alza subito la bandierina del guardialine, gol annullato per un fuorigioco che adesso vediamo se riusciremo ad analizzare meglio proprio grazie all'ausilio delle immagini. Vedete che
la profondità di Luperini, poi entra dentro l'area praticamente al momento del cross. Effettivamente da queste immagini la posizione di Inglese sembra al di là dell'ultimo difensore corallino. Voi che l'avete vista e vissuta dal vivo questa azione, anche dal campo c'è stata la sensazione che questa... Io l'ho detto in diretta, ma naturalmente per quella che poteva essere una sensazione, ne parlavo anche poi con un collega di Torre del Greco, il quale esprimeva dei dubbi, però insomma se c'era era millimetrico. Anche dalle immagini ho rivisto stamattina e la sensazione sì è che, per quanto millimetrico, credo, non so se è del mio parere, Salvo, però credo che ci sia. Sì, noi abbiamo voluto mettere questa azione anche in slow motion proprio per capire, perché poi a velocità normale è difficilissimo cogliere l'attimo. Non so se è stato occhio di lince il guardialine, perché effettivamente in corsa Inglese si va a piazzare alle spalle dell'ultimo difensore, che pure ha un attimo di tentennamento, però poi è chiaro, no, che vedendo le immagini con rallenti magari sì la posizione sembra un attimino più evidente, però a velocità normale... Sì, ma non ci sono state poi recriminazioni, stiamo parlando di un episodio a inizio gara, non ci sono state recriminazioni da parte del Catania, resta, devo dire la verità, e anche ieri l'ho descritto, anche se non avevo individuato subito il giocatore, poi dopo l'abbiamo individuato, è il gesto di Luperini, che comunque è stato bello, diciamo, è stato un mancino scodellato molto molto bene. Eh beh sì, quello sicuramente, probabilmente l'azione parte e si sviluppa, e forse a guardare bene l'azione e trovare il pelo nell'uovo, Luperini un secondo prima magari poteva mettere il pallone meglio dentro, con ancora Inglese alle spalle di tutti, certo, ma sono situazioni però... no, che poi possiamo analizzare solo a freddo naturalmente. Salve, il discorso, noi abbiamo visto il primo tempo è stato paradossalmente, per quanto equilibrato ed avaro di emozioni, cioè avaro di situazioni da gol importanti, se non quella di Ekuban proprio in chiusura di primo tempo, la grandissima parata di Adamoni. Però è stato un primo tempo che a me è piaciuto dal punto di vista comunque della intensità tra le due squadre, cioè nel senso, una Turris che non si è fatta problemi di affrontare anche a viso aperto il Catania, e Catania ha avuto più difficoltà, la Turris molto corta che andava a pressare dietro, riusciva a chiudersi molto bene, a ripartire, quindi comunque alla fine non è stato un primo tempo noioso, è stato certamente un primo tempo che non ha regalato grandissime Che è stato abbastanza equilibrato, certo c'è stata magari una lunga fase di studio, poi analizzeremo meglio anche questo momento, perché invece dobbiamo andare subito, purtroppo i tempi sono quelli che sono, dobbiamo un po' correre, a un altro episodio che invece appare determinante, ed è l'espulsione per doppio giallo di Guglielmotti. Eccolo qua, vedete? E beh, qui le immagini sono abbastanza chiare, quasi impietose, perché Guglielmotti va a contatto con il suo diretto avversario, che credo sia Parodi. Non neanche rendendosi conto forse esattamente di dove sia il pallone, di dove sia l'avversario. Istintivamente alza la gamba, purtroppo colpisce anche l'avversario, l'arbitro era lì, peraltro Guglielmotti era stato ammonito 3 minuti prima, e qui inevitabilmente è scattata. Sì, non è stato un fallo, io credo che il contatto che è stato, io l'ho rivisto, diciamo che anche se a velocità normale è sembrato quasi simultaneo, quindi non si era capito chi avesse fatto prima, rivedendo è chiaro che il primo intervento forse è quello di Guglielmotti, ma non è un intervento cattivo, è un intervento fatto sulla velocità, su questa palla vacante, sull'irruenza che Guglielmotti ci mette, ma non è un intervento cattivo. Cioè, no, abbiamo specificato, che... lui va a cercare il pallone, non si rende conto, è di impeto. Bravo, non si rende conto e va ammonito 3 minuti prima, in un'azione tra l'altro, ripetiamo, anche di sulla linea laterale, quindi molto lontana dalla porta, non è un'azione decisa. Cioè, secondo me, ma ripeto, questo lo diciamo in maniera, non diciamo che sia scandalosa l'espulsione, ma diciamo che se ne poteva, l'arbitro avrebbe potuto anche in un certo senso richiamarlo, sì, bastava un richiamo,
ripeto, per il tipo di dinamica che si è venuto a creare, questo voglio dire. Però siccome è stato, come dire, lo scontro è stato abbastanza vigoroso e Parodi è caduto, insomma, voglio dire, ha avuto una caduta rovinosa, questo unito alla pressione della tribuna che è stata dei tifosi, che è stata molto importante, questo ha probabilmente l'altro, Stefano, probabilmente qui gioca il fatto che 3 minuti prima lo stesso Guglielmotti era stato ammonito, quindi l'arbitro lì ha pensato bene, no? Dal suo punto di vista, il direttore di gara, di smorzare subito eventuali poi, no? Insomma, di avere il posto, mantenere il posto della partita, anche se poi la dinamica di questa, di questo scontro effettivamente alla fine è uno scontro, sì, con gamba tesa, anche Parodi però va su quel pallone alzando un attimo la gamba. Esatto. Quindi è un'interpretazione che lasciamo poi appunto all'onestà intellettuale anche dell'arbitro, però di fatto però questo è un episodio che cambia la dinamica della partita, perché poi a questo punto succede qualcosa, cioè al Catania si spegne un po' la luce, viene fuori forse un attimo di paura, di ansia, la Turris ne approfitta perché comunque anche su un campo che conosce meglio, un campo sintetico un po' corto come ha detto lo stesso Toscano, e lì fa un po' la differenza, no? Giocare in inferiorità numerica con una squadra che ti pressa non è certo il massimo. L'ultimo episodio, ma poi analizzeremo a tutto tondo questi 96 minuti, è proprio il gol del pareggio della Turris. Anche qua è una pressione costante esercitata peraltro da un giocatore che era entrato da poco in partita e che Onofrieti che fa un po', insomma, l'abbiamo rimarcato ieri un 2005 abbiamo detto un ragazzo che c'ha un piede, veramente questo è un ragazzo molto di prospettiva, un giocatore più giovane che la Turris ha in organico. Sì, che da quando è entrato in campo ha un po' spaccato la partita, nel senso che il mister l'ha messo in un momento di importante, cruciale per la Turris e doveva rimontare, e questo significa che comunque al di là di tutte le difficoltà societarie, però è un allenatore come Mirko Conte che sa il gruppo, conosce il proprio gruppo, non ha paura di puntare sui giovani, e questo gli fa onore, insomma, fa onore a tutto. E questa è l'azione, vedete che poi no, lui ha pure la giocata giusta, il primo controllo gli consente di allungarsi la palla, di entrare in aria, di scartare sostanzialmente tutta la difesa e mettere questo pallone sotto misura per Ekuban che non ci pensa due volte naturalmente a scaricare lì forse diciamo che al di là della adesso io ho rivisto le immagini, tu le stai rivedendo in diretta, cioè, diciamo, sì. In questo momento mi saprei confortare, è chiaro che lì c'è probabilmente anche sulla tempistica l'esterno sinistro del Catania non riesce a intuire l'inserimento, ecco, forse lì bisognava essere un po' più reattivi conoscendo Onofrietti, quindi perché Onofrietti lì è sulla velocità che ha questo inserimento. Sì, peraltro tempistica. Peraltro lì probabilmente manca anche la copertura preventiva, manca il raddoppio in copertura in quel momento. Credo fosse Gega che poteva intervenire, credo Gega fosse appena entrato. E fosse appena entrato anche lui, certo, a complicare la situazione, poi ci sono tutta una serie di altre appunto chiavi di lettura, no? Perché il Catania nel frattempo aveva cambiato anche qualcosa, Toscana aveva inserito uomini più freschi, quelli del Catania però insomma i cambi del Catania non hanno inciso più di tanto, probabilmente quelli della Turris invece sì. Nel finale poi la Turris ha avuto pure l'opportunità di poterla chiudere a proprio vantaggio questa partita, è stato bravo ancora una volta Adamonis, molto pronto ieri, uno dei migliori rossazzurri in campo, e poi anche Montalto, ecco la prestazione di Montalto, dobbiamo dire che da difensore quasi improvvisato è stato determinante, perché ha miracoloso praticamente il pallone credo di Ekuban alla fine, se non vado errato, Bolì probabilmente, un tiro pronto a colpo sicuro di Bolì, praticamente a portiere battuto. Esatto, di Bolì, sì. E sulla linea di porta è spuntata la sagoma di Montalto, che ha evitato, diciamo poco fa, no? Scherzando,
lo scherzetto proprio finale. Sai Salvo, è difficile dire ieri Toscano ce l'ha spiegato bene, cioè perché poteva anche magari una volta in 10 accantonare la difesa a 4, la difesa a 5 e passare tranquillamente magari a un 4-4-1, facciamo un esempio, no, presidiare le fasce. Lui ha detto chiaramente con l'attacco della Turris diventato fondamentalmente a 4, la Turris a un certo punto è passato a un 4-2-4 puro, con due punte molto strutturate come Punto Trotta ed Ecuban, e lui ci ha spiegato Toscano che era meglio non mettersi, come dire, in parità numerica, ma cercare di avere una superiorità numerica, quindi con l'ingresso di Raimo, inizialmente di Luperini, che era stato spostato, come tu hai visto, no? Era stato spostato, sì, come sì, essendo di centrocampo, e poi un giocatore più di ruolo come Raimo. Però questo per certi versi non ha consentito, come dire, no? Ha messo il Catania in condizione di avvantaggiare la Turris nelle sue folate, però non abbiamo la controprova che magari avendo un atteggiamento, come dire, con una linea difensiva a 4 e magari delle fasce più presidiate, quindi che ne so, due linee da 4 piuttosto che una da 5 più evidente come è stata utilizzata ieri, non abbiamo la controprova che le cose che sarebbero andate diversamente, che magari Catania avrebbe allentato questa pressione, ma di sicuro il Catania ha subito una presenza, se la Turris avesse vinto non avrebbe rubato nulla, e questo è un peccato, diciamo. Senti, Stefano, come si era messa la partita. Stefano, siccome siamo praticamente in chiusura di collegamento, l'ultima battuta la lascio a te per analizzare questo momento, un po' di appannamento del Catania che coincide con le ultime tre partite. A Foggia, no, il cliché è stato più o meno lo stesso che abbiamo visto a Torre del Greco, poi però il finale del Catania è stato molto convincente, lì si è rimediato il pareggio 2-2 con un Catania che nel secondo tempo poteva anche vincere quella partita. Poi inopinatamente la sconfitta rimediata 7 giorni fa in casa con Latina che poi ieri è stato sconfitto no, tra le mura amiche, quindi diciamo che i problemi per la squadra laziale sono ancora tutti là, e il pareggio ieri di questo Catania che forse comincia ad accusare qualche assenza di troppo in organico per gli infortuni eccetera eccetera, ma che probabilmente in questo momento ha perso forse quella cifra caratteriale che l'aveva contraddistinta fino a qualche giornata fa. Sì, 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 sono state tre partite effettivamente, come dire, qui il Catania con Latina molto negativa, col Foggia c'è stato un risveglio tardivo, e quindi è un Catania che non riesce a imporre la propria identità, il proprio gioco, non riesce a essere una squadra potente, vigorosa, no? Che ha dei momenti davvero, come dire, di pressione. E non a caso io ieri ho chiesto appunto al mister, nel senso, se c'era da preoccuparsi, il mister ovviamente anche lui ha negato appunto che ci fosse da preoccuparsi, e che giustamente, come dici tu, magari ci fosse maggiormente l'esigenza di recuperare tutti, perché poi ricordiamo anche che ci sono dei giocatori che, al di là di De Rose, che è un elemento esperto, ma credo che comunque Quaini e Verna abbiano fatto la loro partita degnissima, e attenzione, però davanti forse manca il giocatore che ti possa dare lo strappo, no? D'Andrea lo abbiamo visto anche a Caserta, Lunetta è anche un giocatore che conosciamo molto molto bene, sì. A me, io l'avevo visto col Benevento e mi piacque tantissimo col Benevento, quindi ecco, mancano forse questi giocatori che in questo momento possono essere sicuramente importanti, quindi auguriamoci di recuperarli al più presto. Presto, però, come ribadiva anche Verna dietro mia sollecitazione, rendiamoci conto che oggi il campionato esprime dei valori, il Catania viene comunque da un'estate, voi cosa conoscete meglio di me, evidentemente più di me all'interno, quali sono state le vicissitudini, sì, che questa società ha dovuto affrontare, giocatori anche fuori rosa, qualcuno ripescato, qualcuno ceduto, una squadra che è stata costruita un po' a fatica, è un cammino un po' diverso quello che ha fatto il Catania rispetto a Benevento e Avellino, che si sono presentate in asse di partenza, adesso l'Avellino cambiando la guida tecnica sta, certo, dimostrando, certo, sta facendo emergere determinati valori, quindi il Catania deve rimanere nel solco della progettualità. Bene. So che è difficile dirlo. Ma è questo, no? È proprio questo. È la partita di domenica può darci delle indicazioni, perché il derby contro
il Messina, apparentemente sempre alla portata dei rossazzurri, poi ne parleremo più tardi, però anche qui arriva in un momento complicato per tante dinamiche. Allora, ringraziamo Stefano Siga, grazie naturalmente Stefano per la tua partecipazione, grazie naturalmente poi al lavoro che hai svolto egregiamente ieri il grazie commento. Grazie a voi, ci vedremo poi ad Avellino il 23 novembre. Quindi perfetto, grazie. Vabbè, Stefano, grazie, buonasera. Ciao. Alla prossima, grazie a Stefano Sica. E allora, abbiamo perso un po' di tempo, ma era giusto analizzare questa partita, capire un po' meglio quello che era successo, quantomeno nelle dinamiche del campo. Andiamo a vedere invece come stanno interagendo i nostri amici da casa, che stanno sfruttando la nostra pagina Facebook di riferimento, che è Calcionate i commenti in casa rossazzurra, e anche il nostro punto di contatto con WhatsApp. Vediamo se dalla regia arriva qualcosa in merito. Dovrebbero arrivare i primi messaggi. Allora, salvo. Eccolo qua. Ci scrive Domenico Di Guardo: nonostante tutto e ancora ci credo, ma chi deve crederci in primis deve essere la proprietà. I Pellegrini devono convincersi che Catania non è un passatempo inutile. Poi salutiamo ancora Fabrizio Andolfo. Guardate l'arbitro al momento del fallo, si riferisce all'azione che abbiamo fatto vedere, fa segno con la mano di non essersi accaduto nulla. La panchina ha fatto il resto. Andiamo ancora avanti, salutiamo Catania Club Malta. Buonasera, il gol del Catania era regolare. Ancora scrive Fabrizio Andolfo: comunque sfido chiunque, squadre e giocatori, con tutti i giocatori fuori ruolo siamo senza centrocampo per via degli infortuni. Bene, sì, sono tutte cose che abbiamo analizzato, abbiamo fatto vedere proprio per questo. Ribadiamo che poi noi in una... il momento della stagione, siamo alla 12ª giornata, alcuni giocatori, poi lo sappiamo, no? Da qualche tempo il centrocampo che deve essere praticamente inventato partita dopo partita da Toscano, che in quel settore nevralgico per tutte le squadre di calcio, diciamo che ha le pedine, non dico contate, ma giocatori con determinate caratteristiche al momento sono fuori e che potevano sicuramente fare la differenza. A proposito di Mimmo Toscano, uno stralcio, le sue dichiarazioni raccolte proprio da Stefano Sica nella mix zone proprio dell'impianto di Torre del Greco. Toscano, insomma, è un pareggio che lascia un po' l'amaro in bocca, perché insomma eravate a inizio ripresa, passati in vantaggio all'interno di una partita equilibrata ma anche meritatamente. Poi c'è un'espulsione a mio avviso ingiusta, discutibile, che poi lei analizzerà con noi, se ci dirà se è d'accordo con noi, senza alcuna faziosità da parte nostra, ci è sembrato, come dire, un'interpretazione sui generis dell'arbitro. Però poi succede che il Catania forse ha dato la sensazione di soffrire oltre misura il ritorno della Turris, questa freschezza di una squadra che una squadra molto giovane, ma che ha creduto poi nella vittoria in virtù di una superiorità numerica, e lì forse vi siete fatti schiacciare troppo. Sì, hai detto bene tu, fino all'espulsione secondo me la squadra ha fatto la partita che doveva fare, in un campo difficile, stretto, sintetico, a volte sporca, si è sporcata le mani fino all'espulsione, ha meritatamente andato in vantaggio. Poi dopo l'espulsione un pochettino abbiamo perso qualche metro, abbiamo indietreggiato di qualche metro, ho fatto l'istituzione di stoppa per dare coraggio alla squadra per salire di qualche metro, abbiamo sfruttato male qualche situazione che potevamo sfruttare meglio con stoppa. Anche con Carpani prima di lui, è normale che si può fare meglio, si poteva fare meglio nei minuti finali, si poteva leggere meglio la situazione dell'espulsione, anche del gol, ma su quello devi lavorare, sui dettagli, perché alla fine fanno la differenza. Bisogna solo lavorare, guardare dentro di noi, a noi stessi, non guardare gli altri, non guardare la classifica, non guardare, cercare di lavorare e guardare partita dopo partita. Questo che ho detto ai ragazzi. Domande da studio? Allora, eccoci qua in studio, poi ascolteremo anche le dichiarazioni dell'allenatore della Turris, Mirko Conte, e vedere
quale sarà la sua chiave di lettura di questa partita. Nel frattempo vi ricordo sempre i nostri punti di contatto e poi, esaurita questa fase, voi continuate ad interagire con noi, ci proietteremo verso quello che accadrà invece domenica, appunto il derby in programma Massimino con il Messina. Allora, le dichiarazioni, uno straccio anche qua breve di Mirko Conte. Creduto nella vittoria, non è arrivata, diciamo, per dei dettagli, ma insomma è un risultato che dà continuità al vostro filotto di risultati positivi e poi vi dà anche una convinzione maggiore anche in vista del futuro, insomma. Sì, siamo estremamente contenti, un po' rammaricati perché comunque in superiorità numerica avevamo avuto alcune situazioni che ci potevano portare, potevamo portare a casa la vittoria, però insomma al di là del risultato io credo che la squadra abbia dato delle risposte per un'altra volta veramente concrete, di una squadra che sa quello che vuole. Indipendentemente da quello che è poi l'aspetto che non riguarda noi, però insomma sono estremamente contento, ecco, perché poi anche in parità numerica la squadra aveva dimostrato comunque di fare le cose che avevamo preparato, di essere nella partita. Peccato per quel gol preso per una disattenzione, insomma da quel punto di vista dobbiamo un po' migliorare, però nel complesso insomma sono veramente contento di loro, insomma. Domande da studio, Enzo? Vabbè, questo è il racconto di questi 96 minuti giocati a Torre del Greco, la partita finita in parità 1-1, abbiamo analizzato il tutto anche con l'ausilio e l'apporto collaborativo di Stefano Sica, abbiamo ascoltato anche le parole dei tecnici, quindi io direi di chiudere qui la parentesi, non prima però di aver... come dire, di stigmatizzare poi gli episodi avvenuti questa notte alle 3 di notte in A2 nell'autostrada appunto del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Tarsia, siamo in Calabria, questo scontro tra tifoserie contrapposte che si sono incontrate in questo tratto di autostrada. Si tratta dei tifosi rossazzurri che facevano il ritorno appunto dalla Campania e quelli della Cavese che invece tornavano dalla trasferta di Messina, colpi proibiti, bottiglie di vetro, si ipotizza anche qualche utilizzo di arma impropria come spranghe di ferro e comunque tafferugli che hanno di fatto bloccato l'autostrada, erano le 3 di notte e reso la vita difficile anche agli automobilisti in transito che hanno pensato bene naturalmente di non addentrarsi più e di evitare di farsi coinvolgere negli scontri, ma sono poi intervenute le forze dell'ordine, ci sono anche dei contusi da una parte e dall'altra, episodio che però rimane grave e soprattutto è uno di quegli episodi che avranno strascichi lunghi poi sul fatto che inevitabilmente verranno poi inibite le trasferte ai tifosi rossazzurri, staremo a vedere, però sono situazioni che naturalmente devono essere sicuramente stigmatizzate anche perché si mette in pericolo l'incolumità delle persone e soprattutto sono episodi che ancora una volta, come diciamo sempre, si dice sempre in queste occasioni, insomma siamo ormai stanchi, no, di riferire, però peraltro poi non finisce qui, nel senso che sul campo il Catania ha rimediato un'espulsione, ha rimediato un altro giallo anche Quaini, che quindi salterà come Guglielmotti il prossimo impegno di campionato, quello di domenica prossima, tant'è che è arrivata la conferma da parte del giudice sportivo che ha proprio fermato per un turno sia Alessandro Quaini che Davide Guglielmotti, ha comminato un'ammenda di 1.000 euro alla società perché durante la partita, nel corso della partita,
il settore ospite, cioè i tifosi del Catania, hanno come dire, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi della società locale. Questo per dire il quadro poi che ne è venuto fuori di questa partita. Bene, allora io direi, vediamo se ci sono altri messaggi, Gaetano Ligreggi dalla regia, che arrivano dai nostri amici che ci stanno seguendo, e poi noi ci proiettiamo verso appunto quello che allora, sta... Allora, Salvo, ci saluta Carmelo Zuccolo, buonasera, che ne pensate dell'arbitro di domenica prossima? Magari poi ne parlerai dopo. Sì. E ci saluta ancora Fabrizio Andolfo, Giuseppe Antonio Di Bella, non è cambiato nulla. Mm. E un, c'era qualcun altro? E poi vedremo più avanti, Salvo. Sul non è cambiato nulla, intanto salutiamo Giuseppe Di Bella. Dovremmo capire poi meglio, no? Analizzare, perché è troppo sintetica, ermetica quasi la frase, a cosa si riferisce effettivamente, se non un discorso che potrebbe allargarsi all'infinito. Allora, io direi, prima di entrare, anzi entriamo direttamente a quello che sarà la 13ª giornata e quindi il derby atteso tra Catania e Messina, andiamo a vedere proprio in grafica tutte le sfide del prossimo turno che faranno, comporranno il 13° turno di campionato. Eccole qua. Allora, si parte con le sfide che si giocheranno tra domenica e lunedì. Si parte domenica con sfida molto importante, questa che riguarda le posizioni anche alte della classifica, tra Cerignola e Crotone, e poi Avellino-Taranto, e questa dovrebbe essere una partita, insomma, segnata dal punto di vista del risultato. Poi non si può mai sapere nel calcio, ma il Taranto in questo momento ha altri problemi oltre che quelli di classifica e di rendimento. Sempre domenica poi Giuliano-Trapani e Juventus Next Generation Latina e Catania Messina, che alle 19.30 chiude la giornata. Lunedì Benevento Turris, derby campano, Cavese Foggia, Monopoli AZ Picerno, Sorrento Casertana e Altamura Potenza, tutte partite molto interessanti che possono ridisegnare in qualche modo la classifica. E quindi a questo punto cominciamo a parlare della partita col Messina, il derby atteso in un momento complicato sia per il Catania che per il Messina. Messina che è un po' in caduta libera, che ha perso ieri in casa per 3-1 con la Cavese, una sorta di sfida diretta, però insomma questo la dice lunga sul momento appunto di crisi anche di identità di un Messina che è stato costruito strada facendo, dove ancora persiste una contestazione dei tifosi rispetto alla proprietà e dove naturalmente si cerca di trovare qualche risultato, qualche prestazione per risollevarsi da una classifica e si fa deficitaria. Dall'altra parte dicevamo il Catania che trova delle condizioni in questo ultimo scorcio di campionato sempre molto particolari. Adesso arriva un Messina che naturalmente a Catania vorrà fare la partita della vita. Il Catania deve però riprendere in mano il proprio destino e soprattutto ritrovare quelle condizioni necessarie, quell'atteggiamento e la condizione mentale oltre che quella fisica per affrontare al meglio i peroritani. E poi naturalmente bisogna ritrovare anche dal punto di vista della prestazione quel gioco che ad inizio di stagione aveva in qualche modo consentito al Catania di potersi esprimere al meglio. Certo, rimarranno e ci saranno tutti i dubbi in formazione, visto appunto anche le squalifiche di Quaini e Guglielmotti, l'indisponibilità ancora dei giocatori che rimangono in infermeria. Forse D'Andrea potrebbe ritornare a disposizione, ma staremo a vedere. Domani poi in conferenza stampa è chiaro che Toscano, alla vigilia di questa partita,
potrà darci ulteriori informazioni in merito appunto agli indisponibili o ai disponibili, e cercare magari di capire da lì quale tipo di formazione e di modulo il tecnico potrà adottare. Tutti temi molto caldi. Andiamo a vedere adesso in grafica il rendimento di queste due squadre a confronto, sempre grazie alla solerzia e soprattutto al lavoro di Salvo Ferrigno, che salutiamo. Questa la grafica, ecco, di questa sfida che si gioca appunto domenica alle 19:30 allo stadio Angelo Massimino. Nelle ultime 5 sfide, ecco lo score del Catania, molto positivo quello in trasferta a Caserta. Lì abbiamo visto un Catania sicuramente cinico, molto determinato, vincere per 3-1, e poi abbiamo visto vittoria interna con l'Altamura, il pareggio di Foggia, la sconfitta rimediata in casa col Latina e il pareggio di ieri 1-1 per appunto i rossazzurri in quella di Torre del Greco. Numeri a confronto, quindi 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, 15 reti fatte, non un bottino esaltante per la verità rispetto a formazioni che veleggiano su altre cifre. Reti subite 9, per cui insomma la difesa in qualche modo tiene. E poi il rendimento interno, molto importante anche questo, vedete nella grafica, magari non ci perdiamo troppo in dettagli. Andiamo a vedere il rendimento del Messina, che ha fermato però nel frattempo Benevento e Trapani, per esempio, vedete 0-0, prima aveva fermato il Trapani, anzi no, eccolo lì, di seguito Benevento Messina-Benevento 0-0, Trapani-Messina 1-1 e poi anche il Monopoli. Quindi diciamo che la striscia positiva in qualche modo del contro le pseudo grandi di questo torneo il Messina l'aveva in qualche modo compiuto, poi però si è fermata inopinatamente ad Avellino la corsa, insomma in qualche modo il cammino del Messina, 6-0, sconfitta pesante come quella rimediata ieri in casa con la Cavese, appunto 3-1 il risultato. Anche qui lo score, una partita vinta, 6 pareggiate, 5 perse, 11 reti fatte, 22 subite, un numero notevole di gol appunto subite. Per quanto riguarda i marcatori, Inglese dovrebbe essere a 5, quindi quella grafica non è esattamente corretta. Dall'altra parte c'è Anatriello con 4 reti. Dicevamo, la squadra di Modica ha necessità, quindi dal suo punto di vista, dal punto di vista dei peloritani, di ritrovare la condizione per riprendere un po' il cammino e tirarsi fuori da quella posizione. Naturalmente il Catania ha altri obiettivi, quello di ritrovare concretezza, determinazione e soprattutto carattere. I cannonieri, eccoli qua, abbiamo visto, quindi questa è la grafica giusta, 5 reti Inglese e poi a 2 Carpani, questa è per quanto riguarda il Catania, ad 1 tutti gli altri che ormai abbiamo vediamo in grafica. Andiamo alla prossima slide, se c'è, perché dovremmo vedere le formazioni, le probabili formazioni. Ecco qui il modulo tattico preferito da Modica, il 4-3-3, che schiera il suo Messina con Krapikas, Salvo, Rizzo, Manetta e Ortisi a formare la linea difensiva, Frisenna, Anselmo e Garofalo a comporre la mediana. Più avanti invece ci sono poi Luciani al centro, Pedicillo e Petrugnano, che sono invece i tre in attacco. Questa è la probabile formazione. È chiaro che mancano ancora 48 ore alla partita e quindi tutto potrebbe cambiare. Andiamo a vedere e con grande curiosità a questo punto qual è la formazione che potrebbe schierare il Catania. Anche in questo caso probabilmente Toscano tornerà in qualche modo al 4-3-3 con Adamonis che dovrebbe tornare tra i pali, e poi linea difensiva confermatissima con Gherardi, Di Gennaro
e Castellini, mentre le novità a centrocampo potrebbero riguardare l'inserimento di Raimo dal primo minuto, poi Carpani e Verna sulla mediana, Anastasio esterno di sinistra. Lì davanti, sulla tre quarti, dovrebbe ritrovare il posto da titolare dal primo minuto Jimenez, e ballottaggio invece a fianco di Jimenez tra Luperini e Stoppa. In avanti Inglese confermato anche lui, quindi questa dovrebbe essere la formazione tipo, la formazione base di Toscano, ma naturalmente ne sapremo di più poi nelle prossime ore, anche se poi tra infortuni e squalifiche evidentemente le scelte di Toscano sono diciamo abbastanza limitate. Andiamo a vedere chi sarà invece l'arbitro di questa partita, vediamo un attimo. Nel frattempo vi ricordiamo l'appuntamento appunto di domenica, a partire dalle 19 su Globus Television, come sempre l'appuntamento con Stadio Studio Live. Ecco. Vi aspettiamo domenica 3 novembre 2024 dalle ore 19. Segui con noi l'incontro Catania-Messina. Tutto questo su Globus Television e sulla pagina ufficiale Calcionate i commenti in casa rossazzurra. Allora, questa è la slide che ci ricorda l'appuntamento da non perdere, domenica alle 19, Studio Stadio Live, dallo studio e dallo stadio per seguire i 90 minuti di Catania Messina. L'arbitro sarà il signor Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, assistito dai signori Giuseppe Lipari di Brescia e Luca Chiavaroli di Pescara, il quarto ufficiale il signor Mattia Ubaldi di Roma 1. Perplessità espressa da qualche nostro amico poco fa, ho preso nota, che diceva l'arbitro palermitano, vabbè, e questo vabbè, insomma non è inusuale, nel senso che spesso abbiamo visto, no, anche in altre partite arbitri siciliani, e magari in altri in altre partite anche in derby campani o pugliesi, insomma abiti della stessa regione, ma questo non può sicuramente preventivamente comunque insomma lasciare spazio a commenti. Sul campo poi come sempre deciderà anche il proprio destino l'arbitro, speriamo vada tutto bene. In passato è capitato anche di arbitri che hanno arbitrato derby che venivano dalla stessa regione, ma non ci sono, a meno che casi sporadici, non ci sono state grosse contestazioni, però non ci possiamo appigliare a questo, lo dico francamente, perché insomma il gioco del calcio è fatto di tante cose, di tanti equilibri, anche sulle scelte della terna arbitrale si discuterà magari a partita finita o a partita in corso, ma non chiaramente prima. Detto questo, credo siamo ormai addirittura di arrivo, non so se ci abbiamo ancora altre cose a livello di slide o di notizie dell'ultimo momento. Chiedo Lumi alla regia, il supporto della regia è fondamentale in questo caso. Vi ricordo comunque che abbiamo aperto il mese di novembre e sarà un mese impegnativo per il Catania, che avrà tutta una serie di appuntamenti a partire dal derby di domenica prossima, poi Catania che la settimana successiva il 10 andrà a Crotone, altra sfida molto importante, si giocherà alle 19:30, poi si tornerà in casa in anticipo venerdì 15, sì, venerdì 15, l'altro derby, quello col Trapani, 20:30, quindi altra partita sicuramente importantissima, e poi sabato 23 si andrà a sfidare l'Avellino, quindi alle 15 la sfida tra Avellino e Catania. Si ritornerà in campo il martedì di nuovo col Trapani, ma questa volta per quanto riguarda la Coppa Italia, trofeo ambito sicuramente, Catania è detentrice di questo trofeo. E poi si chiuderà sabato 30
al Massimino con la Cavese, quindi 17:30 Catania Cavese. Credo che abbiamo detto tutto. È chiaro che noi seguiremo tutte le partite come sempre per tutta la stagione. Saremo a Catania domenica, saremo la domenica successiva a Crotone a seguire Crotone Catania, così come poi il resto, ma vi aggiorneremo strada facendo. Allora, se non c'è altro dalla regia, i saluti anche di Gaetano Ligregi che ci ha fatto compagnia oggi, grazie Gaetano. E grazie naturalmente a Stefano Sica, che è stato prezioso interlocutore anche diretto interessato ieri, perché è inviato appunto a seguire Turris Catania, che troveremo nel corso della stagione. E un saluto anche a Vincenzo Lacorte, che invece ritroveremo in studio domenica e poi lunedì con Calcionati, commenti in casa rossazzurra. Allora, per questa puntata extra large di Calcionate Flash e Calcionati commenti in casa rossazzurro, da Salvo Russo è tutto, appuntamento a domenica, alla prossima. Globus Television presenta Stadio Studio Live. Vi aspettiamo domenica 3 novembre 2024 dalle ore 19. Segui con noi l'incontro Catania Messina. Tutto questo su Globus Television e sulla pagina ufficiale Calcionate i commenti in casa rossazzurra. Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania.